come mai stamattina lei ha deciso di partecipare allo spazzatour? Per due ragioni. Una, perché mi piace camminare e stare all'aria aperta, e due, perché sono molto sensibile al tema. Dare un segnale anche piccolo, personale, perché la città sia più pulita. Non bisogna sempre aspettare che siano gli altri a farlo. Quindi ecco perché sono qui oggi. Siamo lungo la pista ciclabile dove adesso è in corso lo Spazzatour, un'iniziativa che rientra nell'ambito di Creazioni Urbane, il progetto promosso dal Comune di Prato ed è organizzato da varie associazioni del territorio, ossia quelli di Piazza Ciardi, Lega Ambiente, Viaggi Scoperti ed Emozionote. Il progetto consiste in una camminata ludica lungo la città, comunque quindi è partita da Piazza del Mercato Nuovo, dal Tempio Buddista, e ha seguito un po' quella che è la pista ciclabile lungo Viale Galilei. Adesso ci stiamo spostando nella zona della Castellina e della Pietà, e qui le persone stanno appunto camminando e raccogliendo quelle che sono le cose, la sporcizia che si trova lungo il percorso, la stanno raccogliendo ovviamente in dei sacchetti di plastica per fare appunto la raccolta differenziata che poi ovviamente verrà buttata, una sorta, un modo quindi per educare anche la cittadinanza a tenere e avere cura del proprio territorio. È una camminata in cui raccogliamo anche rifiuti eccetera, un progetto nato in Svezia che noi abbiamo ripreso perché è carino, perché si tratta di fare attività fisica e nello stesso tempo ripulire la città. Oggi lo Spazzatour, come sta andando questa iniziativa? Bene, bene, come tutte le iniziative vengono dal basso, i cittadini hanno voglia di impegnarsi, hanno voglia di migliorare lo spazio dove vivono, vanno bene perché c'è il clima giusto, le persone sono entusiaste e poi ormai si moltiplicano questo tipo di iniziative. Quindi io sono felice perché quello più importante di tutto è creare una massa critica di persone che credono in alcuni temi fondamentali, l'ambiente, la mobilità sostenibile, tutti gli aspetti che potranno fare in un futuro una Prato migliore. Quindi è bene che anche le amministrazioni abbiano continuamente un pungolo verso determinate direzioni.